finito a Digiolo, perché dove c'è una signora che stava andando a mangiare le galline. Da Digiolo è tutto. Da Digiolo è tutto. Benvenuti, ci troviamo qui in Valmarecchia, l'elemento principale di oggi è la Rocca Malatestiana. La Rocca nasce per motivi militari, nasce per la guerra. Tutto baluardo e soldati che risiedevano appunto all'interno. Scritta blu sul tappo. Esatto, da noi da un vino fermo. Io penso che i Malatesta fossero veramente fuori di testa. Non sapevo neanche che esistesse un buon vino del genere ed è qui vicino, nelle colline laggiù, però lo beviamo noi per loro. La salute. Mi fa piacere che ci sia stata l'opportunità di visitare questo borgo, che merita di essere raccontato e di essere visto e visitato. Vi aspettiamo tutti. Sono venuto in una macchina argentina, un Carreno Torino, nell'Olanda l'anno scorso, 1500 km in 4 giorni, è stato un viaggio bellissimo, attraverso l'Europa, attraverso gli Alpi, l'Austria, è stata tutta un'avventura. Ciao, io sono Daniele, questa macchina nasce a Venice in California, presa 5 anni fa ed è stata portata a 6.200. Sono le strade! Viene stagionato per 90 giorni, nel frattempo si prepara la fossa. Il formaggio di fossa è buono perché ha quel sapore agrodolce che riesce ad avere un retrogusto che piace a tutte le persone. Ci ha stupito di come viene fatto questo formaggio e l'abbiamo assaggiato, è stupendo. Okay. Rock and roll. La mia prima auto è una Mustang, un 6 cilindri del 2005, comprata con praticamente tutto quello che avevo in tasca. Dopo 15 anni sono arrivato all'8 cilindri, che bramavo da quando avevo 16 anni e che finalmente è stato il mio culo. Concludiamo questa fantastica avventura in questo fantastico mulino col pranzo finale. Questo è un vecchio mulino del 1650, stimato dalle belle arti di Ancona, un mulino che andava a acqua. Questo ha sfamato parecchie famiglie, arrivavano la sera a macinare il grano, la mattina ripartivano con la farina. Adesso ragazzi vi mettete i caschi perché il 16 giugno ci vediamo a San Mauro Mare e vi faccio